Buongiorno a tutti, procediamo all'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Presenti in aula 20, assenti 4, di cui una la Presidente, e il Presidente e il Consigliere Gugliotta ha giustificato la sua assenza. Nominiamo gli scrutatori e scrutatori della seduta, nella seduta odierna saranno Ariano, Giannone, Ciancio, avete preso nota? Sì, perfetto. Gli scrutatori non possono allontanarsi nel momento in cui verranno effettuate le votazioni. Passiamo all'ordine dei lavori. Oggi l'ordine dei lavori prevede 5 punti. Il primo punto è la proposta di deliberazione avente ad oggetto la proposta numero 5 del 2016, protocollo numero 25920 del 2016, modifica del regolamento sulla disciplina delle modalità di esercizio del diritto di interpello, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale numero 253 del 19 dicembre 2003, successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale numero 52 del 22 marzo 2007 e ripubblicazione integrale dello stesso, decreto numero 4 del 2 settembre 2016. Ci sono relatori che vogliono illustrare? Consigliere Pompei, ha facoltà di parola. Allora, la modifica... Si sente? La disciplina del diritto di interpello già esisteva all'interno del Comune di Roma, riguarda essenzialmente i tributi locali, le imposte e gli altri diritti che il Comune può esigere. E in effetti, a seguito di una riforma legislativa generale, è stato deliberato dalla Giunta Comunale un nuovo testo del regolamento. Le modifiche sono, diciamo così, principalmente nel senso di abbreviare i termini di risposta da parte dell'amministrazione comunale alle richieste per i casi particolari che vengono proposti, nonché la istituzione di un archivio elettronico che racchiuda tutte queste richieste in maniera che il cittadino possa avere un'idea di ciò che viene deciso. La commissione è stata esaminata in commissione e la commissione si è espressa favorevolmente sull'accoglimento delle modifiche prospettateci, quindi per quanto riguarda la commissione il parere è favorevole. È favorevole anche la giunta, abbiamo l'espressione di parere della giunta, quindi direi di procedere alla votazione. Un dibattito, sì, se qualcuno vuole fare interventi
Ci sono interventi in merito? Non ce ne sono? Va bene, dichiarazioni di voto ce ne sono? No? Passiamo quindi alla votazione dell'atto. Nominale per alzata di mano? Proviamo. Proviamo per alzata di mano. Allora, sono favorevoli? Viene quindi accettata la modifica? Perfetto, approvata con 21 voti favorevoli. Passiamo quindi al punto 2 dell'ordine del giorno, ed è la mozione a firma dei consiglieri Vitrotti, Stelitano, Biondo, avente ad oggetto i beni sequestrati, ufficio di scopo a Roma. Se qualcuno vuole intervenire per illustrare Vitrotti, consigliere Vitrotti, ha facoltà di parola. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, membri della Giunta. Questa mozione, diciamo, in realtà nasce anche da un percorso avviato diciamo, durante l'ultima consigliatura. In particolare è stato diciamo, la Commissione Affari Sociali che aveva avviato una fase di analisi dell'elenco che era già pubblicato sul sito del Comune di Roma e quindi in costante aggiornamento. Questo sostanzialmente per due ragioni. Primo, perché molti anni fa questo municipio ha diciamo, accolto una, forse diciamo, mi permetto di dire, anche una esperienza di avanguardia sul tema, perché un bene sottratto alla mafia, in realtà a un clan molto radicato nella città di Roma e in particolare nel nostro municipio, allora ex decimo, fu requisito il bene, fu confiscato e ci fu una partecipazione anche attiva da parte della cittadinanza, ma in particolare dell'allora consulta dell'handicap dell'ex decimo municipio. E ancora oggi quell'esperienza è stata riconsegnata alla cittadinanza e accoglie 5 persone diciamo, di disabilità lieve, diciamo, media, e che apre quindi anche così una risposta, già allora aprì una risposta seppure diciamo, anche abbastanza eccezionale, su come diciamo, anche famiglie che hanno una disabilità e un problema in famiglia riescono anche diciamo, nel corso del tempo a poter rispondere quindi a questa famosa battaglia che si fa da sempre, quella del dopo di noi. Questo perché? Perché la stessa diciamo, battaglia è stata fatta anche nell'allora ex nono municipio e quando i due municipi sono confluiti insieme le due consulte si diciamo, ragionavano proprio su questo. Sempre di più quindi era diciamo, nata la richiesta anche di lavorare su quei beni che sono disponibili, in alcuni casi sono anche già stati assegnati, ma che diciamo, neanche tante volte vedono anche un vero ruolo effettivo, anche un suo vero utilizzo, quindi rivederli e lavorare su questi con una forte utilità sociale, quindi riconsegnandoli alla cittadinanza, dando loro anche una risposta che sia il più possibile vicina alla necessità e ai bisogni sociali della popolazione. Diciamo, ci sono dei numeri che purtroppo diciamo, danno anche un po' l'idea di come
forse si può e si deve ancora fare di più rispetto a questo. Diciamo c'è un dato in continuo aggiornamento, però se guardiamo solo il nostro municipio ci sono dei casi anche evidenti, cioè per esempio uno stabile che si trova un'ex attività commerciale, anche quella confiscata, è stata assegnata e purtroppo sono anni che è rimasta chiusa perché l'attività che era stata assegnata ad un'associazione non ha mai visto diciamo una reale robustezza. È proprio per questo che la richiesta era quello di rivedere quanto c'era di buono, ma soprattutto quello che si apriva e si apre in un momento diciamo così critico per la città di Roma, che e sempre nel nostro municipio vede la questione del disagio abitativo e dell'emergenza abitativa come una vera sofferenza, ma da sempre, allora forse quel patrimonio può essere veramente la risposta a quei problemi che purtroppo diciamo, nel corso del tempo non tendono a diminuire, ma al contrario purtroppo per tanti motivi e per tante cause tendono ancora ad aumentare. È per questo che diciamo, specifichiamo nella mozione di attivare tutte le diciamo, condizioni possibili affinché vengano avviate le procedure nelle forme di bando pubblico per restituire i beni immobili che sono attualmente consegnati al Comune di Roma per politiche di housing sociale, di dopo di noi e di contrasto alla povertà derivante da affitto, sperimentando parimenti forme innovative di coabitazione e convivenza e dunque il servizio sociale. Spesso sono stati, è un patrimonio che giace in uno stato di abbandono, spesso è un patrimonio che per fortuna al momento è censito ma che diciamo, non vede emergere l'utilità sociale, però diciamo, noi abbiamo anche la fortuna di accogliere invece nel nostro municipio quell'eccezionalità, quella particolarità, e allora ci è sembrato giusto ribadire come quell'esperienza fosse positiva, come in realtà le cose si possono fare partendo tra l'altro da un'esperienza che noi abbiamo al nostro interno. In realtà ce la raccontarono gli stessi, ce la raccontò la Presidente della Consulta, ma anche alcuni residenti. Non fu per esempio in quell'occasione un percorso facile, addirittura alcuni residenti dissero forse però ci dà pure un po' fastidio magari il disabile lì, ma alla fine è vero che c'era magari qualcuno che diciamo era un'attività che non ci piaceva proprio, però lì non davano fastidio. Non lo sappiamo quello che verrà dopo, che cosa comporterà. Fu un lavoro molto difficile, fatto insieme con la cittadinanza, e porta ancora oggi diciamo, il frutto delle buone risposte. Siccome c'è un percorso aperto da costruire, siccome c'è un patrimonio disponibile, siccome tanto si può fare, siccome purtroppo questo municipio mette insieme tutti quei problemi che sono anche diciamo, dentro la città tutta, e penso al welfare, alla casa, al lavoro, ai servizi sociali e sanitari che sono in uno stato di difficoltà, penso che forse prendere da dove c'è stato sottratto un bene, riprenderlo e riconsegnarlo alla società, alla cittadinanza, con una finalità che sia soprattutto vicina alle richieste e ai bisogni del territorio, è diciamo, una strada che ci auguriamo possa essere rispondente di nuovo e alla politica di questo municipio. Grazie. Grazie consigliera Vitrotti. Ci sono altri interventi? Il consigliere Pompei ha facoltà di parola. Sì, per la discussione. Allora, signor Presidente, colleghi del Consiglio, la mozione presentata dai colleghi del PD parte da una serie di dati tratti da stralci di stampa e da vari siti internet. Purtroppo l'esposizione non fornisce un quadro completo dello stato delle cose senza distinguere tra le varie situazioni dei beni trattati. Fa riferimento a dati del dossier Riprendiamoci il Maltolto ex Libera, risalente addirittura prima del 2011. Non dettaglia i beni della specie sino ad oggi devoluti al Comune di Roma e sulla destinazione data agli stessi ai sensi delle previsioni di legge. Non aggiorna sull'articolazione del quadro di riferimento normativo e procedurale e sull'evolversi dello stesso con il delinearsi, anche se ancora in itinere, di nuove modalità di trattamento dei beni in parola. In sintesi, per quanto riguarda la distinzione tra le varie situazioni, la mozione si intitola Beni sequestrati, riferendosi poi indifferentemente sia a beni sequestrati che a beni confiscati
senza rammentare che secondo la specie del bene, del reato che ha dato luogo al provvedimento di sequestro, varia il trattamento giuridico della disponibilità, gestione e destinazione sia nella fase processuale che a giudizio concluso. Il sequestro priva soltanto della disponibilità del bene, mentre la confisca che trasferisce la proprietà e diviene definitiva dopo rituali gradi di giudizio penale. Solo a confisca avvenuta è possibile la devoluzione del bene anche agli enti territoriali per i fini previsti dalla legge. Date le varie tipologie dei beni sequestrati e confiscati, che possono essere somme di denaro, titoli di credito, beni mobili o immobili, complessi aziendali, eccetera, peraltro distribuiti su tutto il territorio nazionale, per l'amministrazione, gestione e finale devoluzione degli stessi è stata costituita nel 2010 un'apposita agenzia, che è un ente di diritto pubblico posto sotto la vigilanza del Ministro dell'Interno, con sede principale a Reggio Calabria e sedi secondarie a Roma, Palermo, Milano e Napoli. Per quanto riguarda i dati del dossier ex libera, riprendiamoci il maltorto, va ricordato integralmente quanto sia tempo effettivamente emerso dall'attività di monitoraggio su 117 dei 135 beni confiscati e devoluti al Comune di Roma sino al 31/12/2009. Questi beni, secondo la legge, il Comune doveva utilizzarli esclusivamente per finalità istituzionali o sociali, dettagliatamente indicate dall'articolo 2-undecies della legge 575 del 65, novellata dalla legge 109 del 1996. Secondo il dossier, dei 117 monitorati, l'utilizzo di 39 non soddisfaceva i principi della legge e nella categoria degli alloggi per indigenti era stato possibile riscontrare un'effettiva assegnazione per le finalità prevista dalla legge solo per 32 beni. Di altri 46 destinati e consegnati al Comune non era stato possibile acquisire informazioni. Nulla di ciò emerge dalla lettura della mozione, che omette peraltro qualsiasi riferimento alle scelte amministrative effettuate dal Comune di Roma sia prima che dopo la promulgazione del dossier. Per quanto riguarda poi nello specifico i beni confiscati devoluti al Comune di Roma, dal sito internet di Roma Capitale, aggiornato a luglio 2016, si apprende che questi sarebbero 66 tra appartamenti, terreni e locali non abitativi. Di questi solamente 14 ricadono nell'area del nostro municipio. Per essi vengono indicate le seguenti destinazioni. Due al nostro municipio con avvenuta assegnazione, una a una cooperativa sociale, la Edera, e l'altro alla Consulta Handicap, villino con box e cantina in via di Torre Morena numero 34, uno al Dipartimento Politiche Abitative per l'esigenza abitativa, quattro al Dipartimento Politiche Sociali, di cui uno in fase di assegnazione, cinque al Dipartimento Patrimonio e Sviluppo, di cui uno sarebbe in corso la restituzione a seguito della revoca della confisca, uno al Dipartimento Comunicazione, che è in fase di ristrutturazione, e uno ancora in fase di immissione in possesso. È evidente l'inconsistenza numerica dei soli due beni su cui ci si potrebbe attivare con i dipartimenti capitolini titolari dell'acquisizione, gestione e affidamento dei beni devoluti. Fermo il fatto che la normativa vigente non sembra riservare al municipio che l'esternazione di pareri non vincolanti e controlli periodici, se demandatigli peraltro dalla struttura centrale, sia sull'utilizzo che gli utilizzatori. Tuttavia, atteso il fatto che l'emergenza abitativa, i disagi di una parte sempre più larga della popolazione e l'utilizzo sociale dei beni pubblici sono temi di primaria attenzione per il Movimento 5 Stelle, che ne ha fatto oggetto di specifici spunti del proprio programma politico, il nostro assessorato sta predisponendo per gli immobili ricadenti nel nostro municipio, ed anche per i primi due, richieste di copia dei decreti di assegnazione e della documentazione relativa alle destinazioni indicate. Per quanto concerne infine il quadro istituzionale e l'evolversi dello stesso, la mozione fa riferimento esclusivamente all'Agenzia Nazionale sopra prima rammentata, omettendo di riferire che appunto per snellire i procedimenti, il Tribunale di Roma, in collaborazione con alcuni enti e organismi sottoscrittori, tra cui il Comune di Roma, ha in corso un tavolo tecnico istituzionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati con sede presso lo stesso Tribunale. L'iniziativa, che proroga di precedente intesa positivamente sperimentata nel biennio passato, come da protocollo d'intesa del 10 marzo 2014, è volta tra l'altro a consentire sia la continuità delle imprese costituite in forma societaria ed operanti nel territorio laziale, sia a favorire l'utilizzo immediato dei beni immobili a fini istituzionali o sociali. Primo firmatario del relativo protocollo d'intesa è il Presidente della Regione Lazio. Segue il Sindaco di Roma,
assistito dalle delibere della Giunta Capitolina 47 del 2014 e 3 del 2016 ed altri primari organismi, quali la Camera di Commercio, le rappresentanze industriali, commerciali, eccetera. Tra le previsioni del protocollo vi è quella di mantenere a disposizione del Tribunale di Roma pubblici ufficiali per supportare il lavoro della Cancelleria ed assicurare canali di comunicazione immediata tra il Tribunale e il Comune, già delineando così quell'ufficio di scopo auspicato dalla mozione. In definitiva, la mozione presentata, mi spiace dirlo, è carente sia come referto, sia come aggiornamento, sia come proposta di avviare presso l'amministrazione comunale interventi già autonomamente in corso presso la stessa, nel contesto di un quadro di riferimento normativo operativo con il Tribunale di Roma, all'atere di quello previsto dalla legislazione generale. L'utilizzo sociale dei beni immobili sottratti alle criminalità è d'altro canto non semplicemente previsto, ma imposto dalla legge, che dispone per tali beni solo due possibili utilizzi: mantenimento al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, ovvero devoluzione al patrimonio del comune o l'immobile sito per finalità istituzionali e sociali, tra cui volontariato, cooperative sociali, eccetera. Tra l'altro prevedendo che se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi. In conclusione, accogliere la mozione così come formulata, pur condividendone l'intento, sembrerebbe, per la genericità ed incoerenza della stessa con lo stato delle cose, più un'iniziativa di visibilità che una innovativa concreta proposta di un attuabile indirizzo politico. Per quanto mi riguarda, mi è quindi impossibile votarla favorevolmente. Ho finito. Consigliere Pompei, ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? No? Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano? Ah no, se c'è tempo. Ok. Certo, a facoltà di parola il consigliere Giuliano. Grazie Presidente. No, ci stavamo un attimo confrontando perché giustamente l'argomento è così... complesso, così importante, dispiace poterlo schematizzare ovviamente con una risposta anche se esaustiva da parte di chi mi ha preceduto, che ovviamente immagino abbia fatto una verifica e una valutazione. Io penso che al di là del tecnicismo, io penso che sia importante riportare, quando è una mozione, riportarla sul piano politico, perché poi, come abbiamo fatto nello scorso Consiglio, io penso che sia importante focalizzare, dare insomma un quadro più ampio alla parte politica dell'argomento, perché poi noi dobbiamo fare questo, noi ci avvaliamo dei tecnici per il supporto, ma la parte politica aspetta a noi, per cui... un argomento come questo va preso in considerazione del fatto che al di là che ci sono appunto dei beni quindi sequestrati o confiscati, quindi la differenziazione è pertinente, ma per noi il fine quale deve essere? Dobbiamo cercare di capire su questo municipio quali sono quei beni che ricadono sul nostro territorio, che sono stati confiscati e che possano essere messi a disposizione della nostra amministrazione, e a quel punto subentra la posizione politica, cioè quindi se abbiamo un bene 2, 10, 40, io questo adesso numeri un po' così a caso, no? Ma per far capire, che ci facciamo con queste strutture? Perché poi ovviamente al di là che il sociale ha sempre bisogno di supporti, quindi economici e strutturali. Poi c'è l'emergenza abitativa, che comunque su questo territorio, noi viviamo tutti su questo municipio, non mi sembra di secondo piano, no? Abbiamo anche delle strutture che dovranno comunque a delibere comunali essere smantellate, per cui ci sarà una richiesta di emergenza abitativa, di alloggi. E allora se possiamo utilizzare questo strumento, io penso che non possiamo dire solo la mozione non è esaustiva,
perché lo può anche essere, ma ricordo ai colleghi consiglieri che bisogna entrare nel merito politico e quindi fare una scelta. Allora, se l'indirizzo dato dai consiglieri che l'hanno proposta arriva comunque a ognuno di noi e quindi valutiamo quello che può essere il contributo che questo municipio, quindi un'istituzione di periferia, può dare, fermo restando che mi sembra di aver capito che è molto tutto centralizzato ancora, infatti poi si aprirebbe un mondo dietro. Noi come Fratelli d'Italia stiamo lavorando a un ragionamento anche su quello che sarà il patrimonio del municipio, cioè quindi un qualcosa di decentrato che possa sapere quali sono le strutture, gli uffici, gli immobili che fanno parte di questo municipio, proprio per capire che cosa ci deve fare, che cosa ci si può fare, chi ci sta dentro, chi ha titolo o meno titolo, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa si scontra un pochettino su questo discorso del patrimonio e quindi io penso che dobbiamo prendere la positività della mozione, quindi l'indirizzo politico. Poi certo chi più di voi può capire se portarla in commissione e farne un atto più forte di questo, cioè poi la scelta di quali sono i criteri eventualmente di quello che sarà disponibile, ok? Uno può dire sì, faccio bandi per il sociale, per una casa famiglia, creo queste strutture, oppure mi servono degli spazi per la richiesta di alloggio abitativo e quindi per le giovani coppie, per gli affitti a canone calmierato, cioè si crea un qualcosa di politico che possa essere preso come risposta al territorio. Le mozioni hanno questo, diciamo, di positivo. Al di là delle premesse, del riferimento che poi uno deve riempire nel fare la richiesta, però poi è quello che rimane e dice ok, allora che ci vogliamo, cioè qual è la volontà politica da oggi in poi per questo argomento? Io penso che dobbiamo prendere in questo senso, poi non mi preoccupa tra virgolette il no della maggioranza, in questo caso non mi preoccupa perché non voglio pensare che poi eventualmente non si entra nella commissione competente e si faccia un atto, diciamo, più mirato a risposta di quello che poi servirebbe per il municipio, eventualmente sappiamo qual è l'elenco di quello che effettivamente poi ricade sul nostro territorio, perché se non facciamo questo decentramento, cioè se non riusciamo a decentrare queste notizie, è normale che ci troveremo in grossa difficoltà e parliamo del nulla. Poi è normale se vogliamo fare dei bandi, se vogliamo fare dei progetti, questa è azione politica, non entra il tecnico, non entra l'ufficio, non entra la parte amministrativa, il bando viene fatto dagli uffici, ma noi diamo i criteri e diamo quindi quali sono le scelte. Poi dipende dalla base politica, bisogna comunque affrontarla e non si può, tra virgolette, non fare un passo in avanti, ecco, diciamo così, non si può rimanere fermi e aspettare che qualcosa accada. Quindi non mi preoccupa il fatto se qualcuno possa essere d'accordo più o meno, però quello che serve è che l'utilità di questa mozione, io prendo questo di spunto, è che è da monito, quindi successivamente mi auguro che che la commissione competente possa trattare con dati più certi, quindi con cognizione di causa, possa trattare l'argomento ai fini poi effettivi di dare risposte, come spesso sento dire in giro, che comunque sia serve poi risultato finale, no? Le chiacchiere se le porta via il vento, però se non sappiamo se ci abbiamo un bene 5, 12, 26 è normale che poi noi non possiamo programmare nessuno di tutto questo. Se nel nostro municipio, faccio per dire, chiudo, non c'è, presidente, nessun bene confiscato, faccio per dire, allora è inutile che noi possiamo fare progetti, ma se non abbiamo strutture, no? Di che cosa parliamo? Qualcosina c'è a memoria e quindi non perdiamo tempo in questo senso e non ci facciamo, tra virgolette, poi scippare dal centro qualunque tipo di iniziativa. Grazie. Grazie consigliere Giuliano. Adesso la parola al consigliere Ciancio. Grazie presidente, grazie consiglieri, io rimango alquanto
sorpreso dall'intervento del collega rispetto alla genericità, come ha definito questa mozione. Io sono rimasto molto molto sorpreso dal fatto che il primato, come lo diceva pure il consigliere che mi ha preceduto, del tecnicismo voglia prevalere su un aspetto molto importante, che è quello importante di fare qualcosa per dare mandato a qualcuno per gestire i beni sequestrati, confiscati. Io voglio ricordare solo l'episodio del vescovo Brigantini di Locri, costretto poi, l'unico modo per colpire è darli, renderli veramente operativi, altrimenti potrebbero ricadere nella rete del malaffare. Quindi se, come dire, il risolve il Consiglio del Municipio i tre punti, cioè poi lasciamo tutto il tecnicismo, ma ha ragione qui il collega che mi ha preceduto, un aspetto politico importante è quello di trovare soluzioni, sono quattro, io la invito, ma forse la sua Presidente vi abita proprio nella zona di Morena, via di Torre Morena, dove ci sono i disabili, abbiamo visitato, io personalmente con estremo ritardo, ma un gran lavoro di chi ci ha preceduto e chi di qualsiasi colore possa essere, chi lotta contro il malaffare. Io vengo da un paese dove rispetto a questa situazione sono pochi quelli che prendono in carico i beni confiscati e poi addirittura subiscono delle ritorsioni al punto tale che devono emigrare, e mi riferisco a quello che è successo a Locri con i beni confiscati, sono stati incendiati proprio per intimidire questo svolgimento di attività straordinarie, perché ospitare disabili, categorie meno ambienti, cioè situazioni regolari. Quindi fa un avviso, è un bando pubblico, cioè noi non possiamo dire adesso di stare una campana di vetro per regolare l'immunità o il purismo. Diamoci una regolata rispetto a quello che è necessario fare a prescindere dai colori, perché i tre punti del risolve sono semplici, chiari e nitidi. Dare un indirizzo per effettuare un avviso pubblico, un bando sui quattro, sono quattro, dicevi, beni che ricadono nel nostro territorio, sono di più, sono 14. Quindi deciderlo con atti successivi. C'è un elenco puntuale fornito. Allora che deve fare il municipio? Deve respirare, non deve prendere in considerazione la possibilità di attivarsi per dare mandato ad effettuare un bando, quindi gli uffici che redigono un bando regolare, preciso, sarete voi i garanti, saranno gli uffici che potranno redigere questo avviso pubblico rispetto ai beni, fare un tavolo col comune e decidere quali possono essere le priorità politiche di indirizzo di questo territorio. Ma su che cosa dobbiamo ragionare? Sul nulla e sul niente? O vogliamo rendere problematico l'inutile, elencando una serie di circostanze che, a parer mio, non sono come lei ha definito questa mozione? Sono veramente discutere di aria fritta, quando un consiglio così composto non può prendere decisione a un tavolo rispetto ai beni confiscati, al malaffare. Io ricordo il 2000, Casa del Jazz. Noi siamo tutti là di sera poi a guardare gli eventi culturali, non ultimo il concerto bellissimo di quest'estate dedicato a De André, dove c'era una popolazione infinita dispersa in tutto il verde della villa. Ricordate di chi era, no? Qual è il miglior modo c'è di attribuire un bene confiscato a chi lo può, come dire, condurre per finalità culturali, sociali e così via? Io rimango stupito, caro, l'ho vista così moderato nella commissione, non pensavo che lei producesse una relazione così sottile, direi perniciosa e alquanto sgarbata nei confronti di chi nel mese di luglio, mi riferisco al capogruppo del nostro partito che ha lavorato nella commissione servizi sociali, ha approntato un'urgenza di cui me ne parlano ogni giorno
da Milano a Napoli a Reggio Calabria. Io non penso che questo sia il modo di condurre gli aspetti. L'abbiamo visto sulla mozione presentata che già avete ritirato, stiamo discutendo su altri argomenti che è inutile inseguire. Dove ci sono gli atti corretti bisogna fermarsi e dire usciamo dalla campana di vetro, votiamo, perché diversamente entrerete in un tunnel senza fine. Grazie. La parola ora al consigliere Toti. Io penso che è molto, molto, molto importante quello di cui stiamo parlando oggi, di aprire un dibattito e una battaglia contro la mafia ovunque la mafia è presente. E purtroppo, anche nel nostro municipio, purtroppo, ci sono stati episodi di questo tipo. Perciò non spaventarsi se poi, come purtroppo tantissime altre cose, io lo ricordo sempre, qualcuno potrà dire un disco rotto rispetto al decentramento. Voglio dire, però non ci dobbiamo spaventare, non è decentrata la cosa, andiamo a confrontarsi con il Comune, teniamo la contrapposizione altra nei confronti della mafia, parliamone nei consigli, nelle commissioni, quello che cosa possiamo fare per trasformare e non dare segni di incapacità rispetto a questo, perché se noi diamo, come ha detto il consigliere precedente, terre ancora incolte sequestrate dalla mafia, beni inutilizzati sequestrati alla mafia, e invece dobbiamo assolutamente dare un alto valore sociale ai beni sequestrati alla mafia, dobbiamo far vedere che lo Stato è vicino ai cittadini del nostro municipio. Questa è la battaglia. Perciò io dico che comunque questa mozione ha un suo valore, quello di avere, adesso voterà il favore, si voterà contro questa mozione, comunque di aver aperto un dibattito che io penso che debba con forza seguitare nelle commissioni competenti, penso alla commissione sicurezza, penso alla commissione servizi sociali, un po' tutte le commissioni devono essere coinvolti rispetto a un tema così importante. Dobbiamo alzare in alto la nostra bandiera contro il malaffare e contro la mafia, cercando, ecco, di non trovarsi in una situazione che sequestriamo 100 beni e poi ne utilizziamo 10. Cioè, ecco questo, cioè lo sforzo, perché questo è una vittoria per la mafia, non è una vittoria per la società, non è una vittoria per lo Stato, per il Comune. Perciò andare ad aprire un tavolo, cercare di farci sentire lì dove noi non abbiamo potenzialità, perché la cosa non è stata decentrata al municipio, per cercare anche noi di dare un contributo forte rispetto a questa battaglia. Ci sono altri interventi? Per un chiarimento sì, è possibile, 5 minuti. Io credo di aver concluso il mio... No. Il primo intervento era per illustrare, adesso il consigliere Pompei sta partecipando alla discussione. No, da regolamento no, l'abbiamo appena controllato. No, ci sono, allora, c'è la relazione iniziale e sono 15 minuti per chi ha presentato l'atto e per chi è contro l'atto. Ci sono 10 minuti di discussione per qualsiasi consigliere voglia relazionare e voglia esprimere un parere o portare delle affermazioni sull'atto. Poi ci sono previsti alla fine 5 minuti per una persona che l'atto lo vuole chiarire, che l'ha già spiegato e lo vuole chiarire, quindi siamo assolutamente nei termini del regolamento. Consigliere Compompei. Lei deve... Mi perdoni Presidente, l'atto l'ha presentato lei e lei deve...
Allora sì, per lui sì. No, sono d'accordo. Quindi era quello prima, ha ragione. Era quello prima la proposta del... Anna Maria, ci pensi lei per favore? Anna Maria, stiamo nelle sue mani. Beh, è lei che sta suggerendo, quindi tranquilli, no? Siamo nelle sue mani, sta suggerendo, abbiamo una persona esperta. Quindi non è possibile replicare, giusto? Sì, può replicare al termine del dibattito. Al termine del dibattito. Benissimo. Sì, io ho chiesto se il dibattito vuole continuare, se ci sono altri interventi. Ci sono altri interventi? Ripeto, ci sono altri interventi? Ok, benissimo. Quindi al Presidente, a meno che lui non viene chiamato in causa, benissimo. Allora a quel punto per fatto personale può replicare. Per fatto personale. Per fatto personale non l'ha citata nessuno così. Io direi, chiedo ancora se ci sono interventi. Candigliota, il consigliere Candigliota ha facoltà di parola. Grazie Presidente. Allora no, rimanevo un po' basito perché sentivo un po' parole strane, vabbè, non so, mafia, mi risulta che abbiamo subito qualcosa come mafia capitale e sentire queste parole sinceramente da un'opposizione che, per carità, non c'entrate niente voi, insomma sappiamo bene che la giunta era di Marino, ma non parliamo di questo, parliamo di altro. Io no, più che altro vedo e leggo che quello che ha detto poc'anzi il consigliere forse non è stato recepito, perché c'erano degli indirizzi di fatto scritti sopra il suo intento, poi non so se non è stato recepito, se volete ve lo ripeto in poco, e dice: il comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito o comunità, a enti, ad organizzazioni di volontariato, a cooperative sociali o a comunità terapeutiche e centri di recupero a cura dei tossici dipendenti. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi. Quindi un indirizzo non l'abbiamo dato di fatto, sembrava come dalle vostre parole, come se di fatto non ci fosse stato un indirizzo da parte nostra. Spero che questa volta sia stato chiaro. Comunque, grazie dell'attenzione. Grazie consigliere Candigliota. Ci sono altri interventi? Non ci sono ulteriori interventi, ci sono espressioni di voto. La consigliera Vitrotti? La consigliera Vitrotti? Sì. Sì, grazie. Grazie Presidente. Ovviamente il Partito Democratico, che non solo l'ha scritta, insomma l'ha presentata, quindi voterà sicuramente favorevole. Diciamo l'idea di sottoporre questa mozione in quest'Aula è per andare un po' oltre quello che insomma abbiamo ascoltato finora, ma è per dare gambe ai programmi, alle linee programmatiche. Cioè, dire diamo un indirizzo politico e leggere un qualche cosa non vuol dire nulla, vuol dire dare un segnale se ci mettiamo, non basta tutti, basterebbe veramente solo la maggioranza di questo consiglio per dire sì, è vero, ci teniamo veramente, questa cosa possiamo fare, questo e anche quest'altro. Probabilmente prendiamo atto che invece anche oggi è un no, poco motivato, però diciamo non importa, attenderemo che la commissione, le commissioni preposte si occuperanno di questo. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Il consigliere Guido.
Grazie Presidente. Allora, premesso che il Movimento 5 Stelle indica tale argomento come centrale all'interno del suo programma, c'è un reale interesse, pertanto penso sia fattibile, cioè, protrarre anche le argomentazioni successivamente, come è stato anche detto dai consiglieri delle opposizioni. C'è anche un altro fattore però, c'è poc'anzi la capogruppo Vitrotti ha detto che forse, diciamo, la produzione del consigliere Pompei è poco, come dire, c'è poco comprovata forse. Sì, no, l'ho detto io, sì. C'è anche un altro fatto, è vero il sentimento politico, è vero l'indirizzo, siamo d'accordo, tanto che ci diamo disponibilità per l'appunto ad approfondire la tematica, è anche vero però che la mozione presenta c'è davvero delle profonde lacune e non si può, cioè, e anche se l'argomento è condiviso non è possibile portare avanti anche un sentimento, anche un indirizzo politico laddove alla base ci sono delle imprecisioni così vaste. Per questo motivo il gruppo Movimento 5 Stelle esprime per adesso voto contrario e a questa mozione. Esprime voto contrario e a questa mozione, fermo restando che gli approfondimenti che ha fatto il consigliere Pompei, non so se sono stati tacciati un po' di tecnicismo, eccetera. E in questo io ho notato un'altra cosa, un certo professionismo politico forse a ribaltare un po' la questione sulle valenze politiche e di indirizzo politico e non sulla parte tecnica su cui si basa poi c'è l'atto in sé. Per questo motivo il Movimento 5 Stelle voterà contrario. Grazie. Il consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Allora approfitto anch'io di questi 2-3 minuti per dire che a Fratelli d'Italia, come ho detto prima, se non era stato chiaro, coglie l'argomento e la sollecitazione da parte dei colleghi del PD, per cui per questo motivo è propositivo e quindi vota sì. Però vogliamo mettere in evidenza che questo argomento deve essere fatto, deve essere trattato, quindi adesso a noi non interessa il dato fine a se stesso, interessa che venga trattato, quindi chiediamo a questa maggioranza il prima possibile di poter portare l'argomento in commissione, visto che da elenco che mi ha fatto vedere il collega ce ne sono 14-15, quindi ci abbiamo da discutere e dobbiamo prendere una posizione politica su quello che poi deve essere, a chi deve essere affidato, come, quando e perché queste strutture, nel momento in cui verranno assegnate dal Comune di Roma al Municipio o nella nostra disponibilità, o perlomeno possiamo comunque chiedere al Comune di poterle comunque avere nella nostra disponibilità. Perché poi, leggendo nell'impegna, uno può anche perdersi dopo di noi, prima di noi, libera, co-working, lavoro, non lavoro, eccetera. Il problema è che noi dobbiamo avere il coraggio istituzionale di porci di fronte a questo problema. Non possiamo rimandarlo, chiaro? Quindi Fratelli d'Italia non è che è d'accordo, questa è la dimostrazione, che non è che è d'accordo pienamente sullo scritto anche nell'impegna, ma ci fa piacere che dei colleghi comunque, pure se fosse venuto dall'altra parte, hanno preso a pretesto un argomento che ci tocca e che va affrontato, quindi volente o dolente bisogna prenderlo, no, di petto, per cui prima lo facciamo e meglio è. Grazie. Sì.
Nessun consigliere può parlare più di una volta nella stessa discussione, salvo che per un richiamo al regolamento o per fatto personale. Il Presidente può però concedere la parola per non più di 5 minuti all'oratore già intervenuto nella discussione che chieda di poter precisare il proprio pensiero. È esattamente a quello che mi riferivo prima, ai famosi 5 minuti. A fine, ma io avevo chiesto se la discussione era finita. Presidente, perché credo che il consigliere Pompei si riferisca al fatto che è intervenuto due volte, ma se lei legge meglio c'è scritto nella discussione, ora non siamo in discussione, siamo in dichiarazione di voto, che sono due fasi dell'iter di approvazione o di... Sì, c'era con te, fu. Sì. Sì, per questo diceva che non può intervenire. No, ce l'ho con me. Stava dicendo che prima, alla fine della discussione, quando io ho chiesto un paio di volte, forse tre, se c'erano ancora interventi, lui voleva intervenire, gli avevo concesso i 5 minuti per chiarimento, mi è stato detto che non poteva, quindi non è potuto intervenire per questo, e a questo mi riferivo. Mi ero già confrontata con la segretaria dell'ufficio consiglio, che è più esperta di me e più ne sa, e l'avevo già letto, mi sono confrontata, e questo nel regolamento c'è, per chiarimento ci si può con il Presidente può concedere 5 minuti a qualsiasi oratore che sia già intervenuto. Tra l'altro, a mio avviso, era anche stato chiamato in causa, perché era stato detto che la sua esposizione era stata troppo tecnicistica, era stata imprecisa, o era stata, insomma, ne sono state dette alcune. Per questo motivo mi ero sentita di dovergli dare i 5 minuti in più, come da regolamento, né più né meno. Adesso siamo ormai in fase di voto, abbiamo già superato la fase, questo lo ricorderemo tutti per la prossima volta e per il prossimo caso, quindi per un chiarimento è possibile. No. Qualsiasi oratore che sia intervenuto nella discussione per un chiarimento, dopo i 10 minuti ha diritto ad altri... Vabbè. Intervengo. Dipende, poi sarò io che dirò se è il caso o meno, no? Perché se diventano tanti gli interventi, no, ma uno penso che si possa concedere. Questa volta non è stato concesso, siamo andati avanti con la dichiarazione di voto, possiamo passare alla votazione. Il consigliere Toti non ha fatto la dichiarazione di voto, quindi possiamo ascoltare anche la dichiarazione di voto del consigliere Toti. Grazie. Rispetto... Io voterò a favore rispetto a questo, proprio perché per me, indipendentemente se la cosa sia completa, la mozione, o insufficiente, e può in alcuni casi anche integrarsi con l'intervento del consigliere Pompei, io dico che è importante che oggi abbiamo aperto e abbiamo iniziato un dibattito su questi temi. Perciò ecco, la positività di questo, io ho chiesto nell'intervento che ho fatto proprio di aprire subito un confronto nelle sedi opportune istituzionali, in modo di confrontarsi anche con il Comune e di trovarsi anche preparati per poter dare delle indicazioni giuste, quando io ho parlato di alto valore sociale rispetto come testimonianza nella nostra lotta contro la mafia. Possiamo passare quindi alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Favorevole. Chi è contrario alla mozione? Thank you.
La mozione è stata respinta con 7 favorevoli e 14 contrari.